Una cosa che mi ha colpito di Luciana, perché a parte aver letto i suoi libri, e poi magari ne parleremo più durante, chiaramente ne parleremo durante questo incontro, una cosa molto bella che ho riscontrato in Luciana chiacchierandoci, perché poi ci siamo visti qualche giorno fa a Roma prima di questo festival, una cosa che mi è piaciuta davvero tanto è che ancora oggi Luciana, e quando poi leggerete La scoperta del mondo capirete, da quando aveva 6 anni praticamente, a quando ha gli anni 84, quindi a un certo età non si nasconde più l'età, come sapete, anzi si aumenta un po', ma io proprio ne ho 84 compiuti una settimana fa. Da più di 70 anni Luciana Castellina è una persona che non accetta mai le cose come sono, nel senso che ho notato che qualsiasi cosa di cui parlavamo lei tendeva sempre a capovolgere la cosa per vederla da più punti di vista, per vederla da un altro punto di vista, una che non accetta mai, appunto, mai le dici qualcosa e lei vede, cerca di vederla da un altro punto di vista. Ed è, per esempio, vi racconto come io ho conosciuto Luciana Castellina anni prima, chiaramente. Ed è un giorno, stavo guardando la televisione e lei era ospite da Serena Dandini. Era il periodo in cui si parlava sempre, cioè il periodo del Bugan Bunga, quel bellissimo momento del nostro paese, insieme, in cui si parlava solo di prostituzione di escort. E chiaramente la Dandini fece la domanda, insomma, chiese a Luciana di esprimere un pensiero riguardo a questa cosa, e lei disse: io non mi preoccupo delle donne, non è la cosa interessante in questo momento, non è la figura della donna, ma è la figura dell'uomo. Cioè, perché deve passare la figura di un uomo che vede la donna solo come un oggetto sessuale? Perché lo diamo tutti per scontato? Questa cosa mi colpì molto, perché mi fece capire che in effetti era proprio quello il problema, e nessuno aveva mai analizzato il punto di vista dell'uomo in quella situazione. Questo per esprimere un po' come Luciana. E un altro momento molto bello del nostro dialogo quando ci siamo visti a Roma è il suo rapporto con la nostalgia, perché nei libri di Luciana non troverete, anche se parlano del passato, non troverete mai nostalgia, non si dirà mai, non leggerete mai tra le righe che i suoi tempi erano più belli. I suoi tempi erano i suoi tempi e basta, lei li racconta solamente. Infatti, parlando con Luciana, ero io che portavo il discorso sul passato per interesse, perché comunque per curiosità, e lei andava sempre verso il presente come una molla. Io la tiravo indietro e lei scattava verso il presente, verso i progetti futuri. Ed è sempre stato così, per esempio il cinema, no? In questo momento, poi magari ne parleremo del suo impegno sociale nel cinema. Detto questo, la prima domanda che vorrei fare a Luciana è: ti sei pentita di non aver fatto il facchino? Il facchino, sono molto dispiaciuta di non aver potuto fare il facchino. Adesso sono dispiaciuto perché alle stazioni i facchini non ci sono più. E quando siccome ci sono molte stazioni che non hanno l'ascensore, le vorrei denunciare qua, perché anche grosse stazioni, Parma per esempio, non ha un ascensore, dice perché stanno facendo i lavori, però c'è un servizio che aiuta quelli che hanno bisogno, ma il servizio è solo dalle 11 alle 5, per cui un anziano con valigia, che non può fare le scale, se parte prima delle 11 è perduto, e di solito se parte prima delle 11. Parentesi. Volevo fare il facchino perché è stata la mia prima grande delusione. Quando ero piccolo, sapete che si fa sempre questa domanda stupida ai bambini: cosa vorrei fare da grande? E poi i bambini di 5 anni che non sanno neanche cos'è il futuro, il domani, cosa vuol dire essere grande. E io rispondevo sempre: voglio fare il facchino, perché i facchini stavano alla stazione e per me la cosa più bella al mondo che ci potesse essere era stare alla stazione. Perché la stazione è il posto da dove partono i treni sono il viaggio, sono la scoperta del mondo, e a me mi pareva un luogo magico dove avrei voluto stare sempre. E mi risposero subito: non è possibile, perché sei una donna, debole, malaticcia, non puoi fare il facchino, bisogna essere robusti, forti, bisogna essere uomini. E così ho scoperto la questione di genere in tenerissima età.
senza capirne tutta la valenza, ma insomma, come dire, è stato subito. Però vorrei dire subito una cosa. Vedete, mi ha molto stupito che lui, delle cose che abbiamo detto sulle donne e sugli uomini a proposito del momento in cui appunto le donne vengono, insomma, il modo come sono state trattate, lui ha raccolto la parte buona degli uomini, no? Dire gli uomini, ma perché sono gli uomini che sono stati trattati male e perché sono stati trattati come quelli che gli piacciono solo questo tipo di donne. Io ho detto una cosa in più e invece contro gli uomini, ho detto sono gli uomini che dovrebbero scendere in piazza e fare le manifestazioni per protestare contro l'immagine che di loro è stata fatta, non le donne che sono le vittime di questa vicenda. Perché gli uomini non sono scesi in piazza? L'avevo dato per scontato, il senso di indignazione che manca un po' a noi italiani in generale, maschi e donne a volte. No, però l'avevo dato insomma per scontato per niente, perché gli uomini da soli li avete mai visti in piazza? No, le donne da sole molte volte, perché gli uomini, io penso che gli uomini stiano attraversando una crisi profonda, cioè non è che il femminismo non abbia prodotto un impatto importante sugli uomini, l'ha prodotto e certamente li ha costretti a ripensare a se stessi, non solo le donne hanno dovuto ripensare a se stesse, ma anche gli uomini, cioè siamo un passo avanti oramai, le donne hanno già ripensato molto a se stesse, sono diventate giustamente più aggressive e gli uomini hanno mantenuto il potere ma hanno perso la gran parte della loro autorità, della loro egemonia, e non c'è niente di più pericoloso che avere il potere ma non avere più l'egemonia. E infatti gli uomini si ribellano, mi hanno chiesto ma tutti questi femminicidi che ci sono stati è solo perché prima non se ne parlava e adesso se ne parla, ma c'erano anche prima? Io credo che ce ne siano più di prima, proprio per questo che dico, perché l'uomo è stato posto in crisi e c'è qualcuno che risponde a questo in modo vano, mica tutto, perché non voglio adesso accusare gli uomini di questo, ma certamente è un fenomeno, lo vedete sempre, no? È sempre il caso di una donna che si è ribellata, che ha scelto la sua libertà e l'uomo reagisce con la crisi che è quella dell'uomo. Questo fa parte della loro crisi, però poi dipingerli come quelli che vogliono solo le veline, come si chiamavano? No, escort il nome nobile, ma poi sono state chiamate un altro nome. Le orgettine, di pensare agli uomini solo come quelli che, insomma, che gli uomini accettino, che si dipingano gli uomini soltanto perché gli piacciono le oggettine, dovrebbe essere una cosa che produce negli uomini la voglia di andare in piazza a manifestare, ma stiamo ancora aspettando la loro manifestazione, speriamo di non arriverà presto sicuramente. No, ma allora rimaniamo allora in questo ambito tematico. Mentre tu parlavi mi è venuto in mente, e poi dopo spieghiamo un po' che cos'è la scoperta del mondo in quanto romanzo proprio, mi è venuto in mente la Jugoslavia, un passaggio in cui tu dici che lavoravi di più, proprio per questo motivo qui, per far capire che comunque perché eri donna ti sentivi in dovere di dover lavorare appunto di più, perché spiegò al volo, lei c'è, cioè, un passaggio, una delle due scoperte del mondo principali che troverete nella scoperta del mondo è la costruzione della ferrovia in Jugoslavia, che adesso magari Luciana ci racconta meglio, e cioè era praticamente un lavoro di volontariato, anche se poi, come racconta Luciana, Italo Calvino, all'epoca inviato dell'Unità, disse non ha proprio nulla di... non pensate che sia un lavoro, insomma, blando, un lavoro facile, questo è proprio un lavoro serio, anche se sono ufficialmente volontari, perché era un lavoro duro di costruzione di questa ferrovia in Jugoslavia. E lei, Luciana, dice, anche negli ambienti, diciamo, progressisti che frequentavo, io comunque c'era questa cosa che perché ero donna si pensava che dovessi lavorare di meno, comunque se c'erano meno aspettative su di lei. Quindi questo è interessante, perché sì, per parlare anche della Jugoslavia. Sempre, guardate, io ho fatto parte di una generazione che non era femminista, il femminismo l'abbiamo scoperto dopo, negli anni 70, la mia generazione, diciamo di quelli che sono maturati alla fine degli anni 40, 50,
noi eravamo per la emancipazione, espressione che voleva dire sostanzialmente essere come gli uomini, al fondo questo era il nostro ideale, diciamo, no? E solo ci è voluto molto tempo per scoprire che non era un grande obiettivo essere come gli uomini. Eravamo solo diverse, che volevamo affermare il valore della nostra diversità, che è un concetto molto differente, ma allora per molti anni non volevamo essere come gli uomini. E per essere come gli uomini abbiamo messo in clandestinità il nostro essere donne, no? Ci siamo proprio mascherate in qualche modo, no? Perché volevamo fare di tutto, perché sono sicura che noi abbiamo lavorato sempre, ovunque, più degli uomini, per non sentirsi dire se un giorno mancavi, si capisce, sono una donna deboluccia, malaticcia, e quindi che non può venire. Io mi sarei tagliata le tette per non far capire che ero una donna, perché proprio era una cosa terribile. E quindi è vero che abbiamo, che così comunque abbiamo lavorato per non farsi sentire dire, si capisce, sei una donna. Ma la Jugoslavia è un'altra esperienza, ve la racconto perché è stato un momento molto importante nella mia vita. Dovete sapere che mio nonno era triestino e per di più compagno di scuola di Oberdan, e insieme ad Oberdan sono scappati da Trieste per non fare il servizio militare sotto l'Austria. La cosa è curiosa perché Oberdan era sloveno, si chiamava Obertank, mio nonno si chiamava Lindman, era un ebreo che veniva dall'Austria, perché fossero tanto filo italiani non si capisce. Comunque così è la storia. La storia è lunga, non ve la racconto. Fatto sta che quindi io a casa mia, da quando sono nata, mi hanno messo in testa Trieste, italiano, opera, tutte queste cose. Quando nel 45 è finita la guerra, non so se, no, voi non mi potete averne memoria, ma la guerra finì il 45, il 25 aprile, diciamo, e il 4 di maggio, pochi giorni dopo, già furono organizzate le manifestazioni per Trieste italiana, perché Trieste si liberò dopo, perché non c'era accordo fra gli alleati su chi avrebbe dovuto occupare Trieste, no? C'erano le truppe titine e le truppe anglo-americane, e naturalmente i titini giustamente volevano entrare a Trieste e invece gli altri no, e quindi ci fu una sola manifestazione. Io figurato in Trieste italiana, il nonno eccetera, si organizza nella mia scuola, il liceo Tasso, una manifestazione per Trieste. E naturalmente sento il dovere di partecipare in prima fila. Facciamo questa manifestazione, tutte le scuole di Roma dovevano convergere su Piazza della Repubblica, che allora si chiamava Piazza Esedra perché la Repubblica non c'era ancora, e quando arriviamo a Piazza Esedra troviamo la piazza già piena di gente. Io mi ricordo che disse la mia compagna, dice guarda come è riuscita bene la manifestazione, c'è già tanta gente. Arriviamo lì, la piazza era piena di operai comunisti che ci picchiarono di santa ragione. Questo è stato il mio primo contatto con il Partito Comunista Italiano. E quindi ci picchiarono giustamente, perché noi non sapevamo che quelle manifestazioni erano organizzate e dirette dai fascisti, non lo sapevamo. I quali infatti addettero, erano dirette da un certo capitano Penna Bianca, che dettero l'assalto alla sede del Partito Comunista che stava via Nazionale, a mano armata, quindi insomma succedeva di tutto in quel momento, in quell'epoca, e uscirono i dirigenti comunisti da lì, io stavo a sedere, mi ricordo, su un gradino picchiata con un'asta di bandiera, uscirono e fecero un comizio su Trieste, e arrivò uno che era triestino e che disse delle cose che a casa mia io non avevo mai sentito, cioè come gli italiani avevano trattato gli sloveni. Infatti a casa mia si chiamavano sciavi, gli sloveni, e ci ha raccontato tutto quello che abbiamo fatto, perché la prima pulizia etnica l'abbiamo inventata noi, fascisti, negli anni 20, in cui furono cacciati dai loro territori nelle zone, diciamo, di confine. E allora io dissi, ma forse ci hanno ragione. E così mi venne una curiosità che poi è stata fatale nella vita, come voi sapete, qualcuno che mi conosce sa che è stata fatale. Ma è in quel momento che mi è venuta voglia di andare in Jugoslavia, quando c'è stata a vedere, e quando c'è stata nel 47 la formazione di queste brigate volontarie di lavoro, allora ce ne furono molte nei paesi distrutti dalla guerra, e c'era quella per andare in Jugoslavia, io mi iscrissi subito e andai in Jugoslavia.
E non vi dico la sofferenza, perché ci fecero vedere due film mentre eravamo là la sera. E i due film erano le prime produzioni jugoslave, del 47, ed erano tutti sulla resistenza. E regolarmente c'era una scena in cui si diceva: italiano non si parla. Io ero la sola italiana della brigata, mi sarei messa sottoterra dalla vergogna, perché c'era sempre questa scena: italiani, italiani. Abbiamo fatto cose tremende. No, questo perché siccome si è parlato della Jugoslavia, questo è un pezzo importante della mia vita, la scoperta anche di cos'erano i problemi e di come noi li avevamo vissuti, di quello che avevamo saputo e quanto mio nonno. Perché tuo nonno sosteneva appunto che Cristo doveva essere italiano, no? Sosteneva un altro tipo. Sì, poi la cosa è complicata, perché a Chiesa ci sono anche gli italiani, naturalmente, non è che non ci sono. Però il problema era che gli italiani erano in città, i slovani erano tutti intorno e ci sono tutte queste memorie di casa mia terribili, questi sciami erano quelli che dovevano fare i domestici, quelli che dovevano portare le uova e la verdura in città, insomma era questo, e quindi giustamente aspiravano a venire in città e insomma si poteva risolvere in un modo più, vabbè adesso ormai è risolto. No, per fortuna è uno dei posti dove non si è fatta la guerra, c'è stato un po' un miracolo di Dio, no? Si è fatta quasi dappertutto, invece no, a Trieste no, e viva Trieste. No, facevo questa domanda appunto sotto nonno, perché in tutta la vita di Luciana, e anche nei suoi due libri, diciamo, principali, come Siberiana e La scoperta del mondo, si traspare dalle sue pagine una forte promiscuità tra il suo impegno civile e la vita privata. È riduttivo dire sono la stessa cosa, in realtà io, come dissi anche a lei, ho notato che nella vita di Luciana la vita privata è la parte meno interessante dell'impegno civile. Questa è una cosa che a me piace tantissimo, prima di tutto perché oggi è quasi impossibile, non c'è più questo sviluppo naturale dell'impegno civile, soprattutto in noi della mia generazione, ma anche perché sono, non so se avete notato, che sicuramente l'avrete notato, da un po' di anni ci bombardano la testa con la questione della privacy, che è una cosa, un concetto chiaramente giusto, un concetto così interessante, però è ancora più interessante però vedere come in realtà prima come Luciana invece viveva questo impegno, questa vita privata completamente immersa nell'impegno civile. Tra l'altro nella prefazione alla scoperta del mondo anche tua figlia Lucrezia, che ha questi ricordi della casa di Luciana come un posto in cui entravano tutti i loro amici e parlavano. Cioè la politica non finiva in casa, non finiva l'impegno civile, e questo insomma si vede nella vita di Luciana, e vorrei magari che lei ci spiegasse perché oggi per esempio è più difficile farlo. Ma voi potete immaginare come noi, dico noi perché è un fatto generazionale, collettivo, possiamo ritrovarci in un'epoca nella quale quando si dice la parola politica è come avere detto una cosa sporca, brutta, insomma, no? La politica è orribile, la politica. E per noi invece la politica è stata bellissima, nel senso che è stata tutto, è stata come dire la scoperta degli altri. Per me questa è stata la politica, cioè uscire dall'io e scoprire il noi, che non è una cosa naturale, no? Da ragazzina io ho tenuto un diario, consiglio a tutti di tenere un diario, perché poi rileggerlo è molto divertente, rileggersi, ritrovarsi, riscoprirsi, perché tante cose non si dimentica. E allora l'ho tenuto per la verità dal 25 luglio 1943, il giorno in cui è caduto il fascismo, e dicevo caduto, che noi ci sembrava che fosse caduto come una pera cotta, si usò questa parola, caduto, no? Cioè, per quelli che erano politicamente consapevoli non era caduto, era successo, un grande fatto storico, noi tutti usarono la parola caduto. Beh, e poi è andato avanti questo diario fino al novembre del 47, quando mi sono decisa a PC, però sono 4 anni decisivi. Allora ritrovavo in quel diario che per me era tutto io chi sono. Sapete che da ragazzini ci si fanno un sacco di domande, no? Infatti i festival di filosofia bisognerebbe farli sempre per i
bambini o per i teenagers, perché è allora che ci si pone le domande, le grandi domande della vita, no? Chi sono, da dove vengo, chi, che cos'è il mondo, cosa sono, insomma, poi dopo alla fine uno rinuncia a rispondere a queste domande e nella vita poi va avanti e non se le pone più. E quindi tutte queste domande erano tutte attorno all'io, io Luciana, chi sono, vado nel mondo quasi come un esploratore, poi lo riporto, avevo inventato Luciana numero uno, Luciana numero due, Luciana numero due, quella che sta nel mondo, ma poi mi riporta tutta Luciana numero uno che sta fuori del mondo e sono io e tutto io. Ecco, la politica è stata ciò che ha consentito di dire che tu non sei niente se non il rapporto agli altri. E che il rapporto con gli altri è fondante per quello, per determinare te stessa. E per questo la politica è stata una cosa così onnipresente, nel privato, nel pubblico, in tutto, perché è stato quindi questa scoperta degli altri, del rapporto degli altri, e con che cosa stabilisci, in che senso stabilisci un rapporto con gli altri. E oggi è molto difficile di questo per due ragioni. Primo, perché la parola politica ha acquisito il significato di un affare sporco, generalmente di corruzione, o nel migliore dei casi di una professione, no? Quello fa politica, allora vuol dire che c'è chi fa il veterinario, chi fa il medico e chi fa il politico, come se fosse appunto una professione. Non, per noi non è così, la politica era appunto questa cosa. E poi l'altra cosa che è successa oggi, che ha appunto cambiato il senso della parola politica, è io. Io sono molto amica di Emma Bonino, adesso sono anche molto contenta che abbia detto che non si deve fare la guerra in Siria, meno male. Però ho sempre litigato con lei, con tutti i radicali, per questa cosa del io, la mia libertà. Io sono cresciuta nella scuola del noi, che è una cosa molto diversa, badate, su tante cose, noi, e come si fa a rapportare. Io penso per esempio che anche, di nuovo nel 68 è stata un'altra grande stagione, bella come il dopoguerra, diversissima naturalmente, ma per molte ragioni è stata dipinta in modo molto rozzo. Adesso, quando sono stati 40 anni del 68, è stato mostrato il 68 come se fosse solo droga, sesso e rock and roll. Non è vero che è stato questo è stato il 77, dopo 77, 78, 10 anni dopo, quando c'è stata la grande delusione, ma il 68 non c'è stato questo. È stato proprio la scoperta del noi, e cioè l'idea che la libertà non esisteva se non metteva le radici nei rapporti sociali. Per questo ci fu quell'ondata di impegno nelle fabbriche. Il 68 in Italia è stato questo, i ragazzi che andavano dicendo anche tante stronzate, intendiamoci bene, non voglio difendere tante cose che sono state fatte, ma la scoperta della classe operaia. La scoperta della classe operaia era, voleva dire, non esiste la libertà se non c'è la libertà a cominciare da più oppressi, e cioè dalla classe operaria. Questa è stata una grande cosa del 68, è stata una cosa che ha formato una generazione. Io ne trovo ancora le tracce, i 68ini li individuo subito quando si parla, quando c'è un dibattito, eccetera, perché questa cosa è rimasta. E poi invece c'è avuto una degenerazione, è finita dal noi all'io, la mia libertà, l'antiautoritarismo, io posso fare quello che voglio, io, e cioè questa vena anarchica anche che c'è stata, mentre all'inizio non c'è stata. E in qualche modo il 68 è stato simile, pur diversissimo nelle forme, alla nostra scoperta del dopoguerra, che è stata la scoperta anche lì del noi, della realtà e degli altri, perché sapete, quando si dice altri, si dice anche gli altri sono diversi. Quasi sempre sono diversi da te, e quindi la scoperta della diversità è un'altra cosa importante, una scoperta faticosa. E la politica cos'è stata? È stata anche, perché gli altri nei 45, nei 46, nei 47, era anche, come dire, una
una popolazione abituata a una protesta elementare, a bruciare i municipi, a una ribellione elementare. E il grande virtù, io credo, del Partito Comunista è stato quello di costruire una cultura collettiva, anche un'alfabetizzazione che ha prodotto soggetti anziché sudditi, e credo che questo è stato molto importante. È quello che io soffro di più oggi, a vedere che ci sono di nuovo sudditi, che la protesta è di sudditi, non di soggetti. Questa idea che la... vedete, i grillini, non l'avrei fatta la domanda, non me l'avrei detto, che l'avevo fatta in privato, ma non l'avrei fatta. No, ma ne parlo perché tra loro c'è anche tanta gente simpatica, ma a me la cosa che mi rompe di più è che sembra che combattano per il cittadino poliziotto, il cittadino che è in grado di dire: tu hai fatto questo, tu hai fatto quest'altro, tu hai fatto quest'altro, ti denuncio perché hai fatto questo, ti denuncio ora, è cittadino poliziotto. Oppure al massimo si arriva all'obiettivo del cittadino giudicante. Io devo scegliere, magari attraverso le primarie, attraverso il referendum, se è meglio questo, se è meglio questo, se è meglio quest'altro. Io vorrei il cittadino deliberante, che è una cosa completamente diversa, cioè cittadino che costruisce, che fa, che dice, che è soggetto, per l'appunto. Non voglio essere nella politica quello che sta fuori e che massimo ho il diritto di partecipare all'audit del televisivo. Sapete com'è l'audit del televisivo? No? Quelli che vengono interrogati per dire se gli piace più il programma di Fazio oppure quello di Dandini. Ecco, la politica non è essere interrogati, però naturalmente è chiaro che bisognerebbe che cambiassero i partiti, cioè che i partiti invece di chiedere consenso, come se fessero appunto l'audit della televisione, si impegnassero a costruire senso, che è diverso. Costruire senso vuol dire dare una risposta alla domanda di senso che ognuno di noi porta in sé. Cioè, ritorniamo alle domande dei ragazzini: ma che campiamo a fare? Qual è il senso della nostra vita? Dove vogliamo arrivare? E questo non lo faccio semplicemente se giudico quello che fanno gli altri o se esprimo passivamente un consenso, ma se invece mi impegno a costruire, a dare una risposta a tutto questo. Allora, tornando al 47, 48, mi dicevo, la grande cosa bella era vedere crescere i soggetti. Io il primo lavoro che ho fatto per il PC era quello di andare in una sezione universitaria, quello era noioso, ma invece la cosa interessante era la sera andare nelle borgate romane. Le borgate romane a Roma in quegli anni erano, c'era di tutto, i rifugiati del fronte sud, il Cassino, eccetera, che erano venuti nel momento della guerra, non erano più partiti, stavano nelle baracche, tutti quelli che Mussolini aveva di aver distrutto le case perché aveva fatto i fori, di cui adesso si parla molto, ma i fori, come sapete, erano riempiti di case, no? Il foro romano, poi anche la via della conciliazione, erano ripieni di case e furono mandati via dicendo che poi gliel'avrebbero costruite nuove da qualche parte, ma stanno ancora nelle baracche di prima valle e così via. Era un posto dove stavano i poveracci, i ladri, le prostitute, c'era di tutto. Beh, questo lavoro era straordinario perché significava via via farne dei soggetti, e lì c'è stato anche molto coraggio di dire che anche le prostitute avevano il diritto di diventare dei soggetti, soggetti politici, soggetti, soggetti non politici, soggetti vuol dire tutto. E questo è stato questo lavoro di presa di coscienza, e questo è stato enorme perché, vedete, significava che quando uno lottava, come si lottava perché la fontanina, la fontanella dell'angolo del quartiere funzionasse, perché invece magari non funzionava, non c'era l'acqua, perché si rifacesse una strada del quartiere che era fondamentale. Beh, quando lo facevi questa lotta, invece di sentirti un miserabile che sta lottando per l'acqua, beh, ti sentivi che lottavi per quella cosa perché eri parte di un grande movimento che nel mondo stava lottando per rifare tutto il mondo. È tutta un'altra cosa questo, no? E io questo è, credo, che il senso della politica che bisognerebbe riuscire a ritrovare. Naturalmente mi rendo conto che è difficile, ma non vorrei perderla questa cosa.
e sento che i partiti politici fanno fatica. Io sono iscritta all'ARCI, sono molto grata che l'ARCI abbia sponsorizzato questa iniziativa. Sono iscritta all'ARCI perché l'ARCI è quella che somiglia di più al tipo di lavoro che noi facevamo, e cioè questo lavoro paziente che è culturale ancora prima che politico, che non è partitico, ma che è ricostruire il senso della soggettività. Questo si può fare attraverso tante cose, si può fare attraverso la musica, la letteratura, il cinema, il lavoro della solidarietà, che sono cose che se si perdono non si costruisce più niente. Mi viene in mente il discorso della fanteria della marina che fai la differenza del PC. Voi eravate la fanteria, mentre invece ma è una cosa molto interessante, perché come potete immaginare Luciana è un po' critica anche rispetto al PC. Ma poi mi hanno arrabbiato, ma poi sapete che io ho detto che poi la radiazione fu un po' critica, ma no, poi dopo parliamo anche della cosa che dice della radiazione, è veramente bello, però ci tenevo a dire questa cosa perché essendo questo un festival della letteratura c'è un momento della scoperta del mondo che Luciana fa anche un po' una critica, diciamo, agli intellettuali nel senso del partito, perché lei si definiva parte della fanteria del partito, di coloro che sono il popolo, che fanno con il popolo, a differenza della Marina, che erano un po' quelli che andavano verso il popolo. Questo secondo me è un problema che c'era poi anche nella letteratura, anche nel cinema, cioè che spesso ormai quasi lo scrittore va verso il lettore, ma non vuol dire niente andare verso il lettore, si deve essere il lettore, devi immaginare quando scrivi di metterti, ti devi mettere nella testa del lettore per capire come rendere più bella la sua idea, no? Per fare questo, la tua idea, per fare questo parallelismo con la letteratura e il PC di allora. E Luciana dice una cosa molto bella, dice ma a me non interessa andare verso il popolo, perché non sono superiore al popolo, nessuno è superiore al popolo, nessuno è superiore a un'altra persona. E la domanda che voglio farti per legarmi a questo discorso è quanto, per esempio in quella che tutti chiamano la crisi del PC che c'è stata poi dopo, quanto ha influito un po' la cultura che si distacca dal popolo, perché questo è successo un po' nel PC, la cultura di sinistra che a un certo punto si è un po'... ha smesso di essere popolo tutta. Sì, però è successo già in una fase posteriore, diciamo, no? Perché negli anni 50 e poi soprattutto negli anni 60 c'è stato invece una consonanza fra gli intellettuali e la società, che poi si è persa, si è persa, e adesso in qualche modo direi che ritorna, perché c'è una riscoperta della problematica della società. Per esempio i film del Festival di Venezia adesso, da cui torno, da cui vengo, molti dei film, soprattutto italiani, sono una riscoperta del reale. Anche in letteratura c'è questo movimento che si chiama 30-40, TQ, che sono 30-40 gli scrittori per 20-40, che sono quelli che vogliono, pongono il problema di un rinnovato rapporto con la società, che non vuol dire parlare realismo, per carità. Io credo che Antonioni, tanto per dire uno una delle grandi scoperte della nostra generazione, che non era certo un neorealista, è però uno che ci ha fatto vedere una dimensione profonda della realtà, a me mi ha insegnato tante cose, ma proprio perché non era dissonante, era talmente consonante con la società che l'ha aiutata a fare capire un risvolto meno visibile della realtà. E adesso questa cosa si è persa. Ma vedete, adesso lo interrogo io, perché non potevano fare una coppia meglio assortita. Adesso vi dico perché, non soltanto perché lui credo che sia il più giovane in tutto il paese della letteratura, io sono sicuramente la più vecchia, ma perché mi hanno detto che Cirillo, io ho letto i suoi libri, e mi aspettavo che mi arrivasse un ragazzo e ci siamo incontrati. Ma è arrivato un ragazzo normale, questo è già un fatto di grande stupore. Poi ci siamo messi a chiacchierare e sempre era normale, e poi non so, andavamo anche d'accordo, no? Sì, siamo andati anche d'accordo.
Allora, perché ti faccio questa domanda? Perché tuoi romanzi, lui è molto bravo, secondo me diventerà un grande scrittore, diventerà, perché io sono rimasta molto colpita dai tuoi libri, perché i tuoi libri hanno una visione del mondo tremenda, Il primo, non ci sono che cani schiacciati, gatti ammazzati, scarafaggi pantumati, pesci, non ne parliamo di cosa succede con i pesci, perché la spiccicata sulla roccia, la povera sogliola si salva con la rossa, ma prima viene proprio schiacciata, insomma, così. Il secondo è ancora più tremendo, adesso non ve lo dico, belli, sapete, molto belli, e lui è molto, si sente che è uno scrittore, ma una visione agghiacciante del mondo, e io sembro la vista Teresa, naturalmente, quanto è bello che il mondo c'è, non vorrei mai essere più male sapere. Allora, vorrei che tu ti spiegassi adesso, La visione del mondo. Certo. Prima di tutto un'altra cosa interessante è che io sono più nostalgico di lei. Questa è una cosa che ho notato parlando, vabbè, questa è una... La visione del mondo, ma in realtà è un... Perché io voglio, metto i personaggi in situazioni estreme, in situazioni tremende, in situazioni brutte, perché mi sembra il modo migliore per cercare di sperare in qualcosa di buono per se stesso, per il mio personaggio, quello è il discorso. Poi inconsciamente si possono fare tanti discorsi, sicuramente io non vive la mia generazione un momento, se vogliamo fare un discorso generazionale, un momento in cui ti viene da pensare che il mondo è bello, ti viene da ambientare una storia realistica in qualcosa di ottimistico, non so se rendo l'idea, e quello sicuramente c'è nella mia generazione, anche perché poi parleremo dei miei romanzi, del mio mondo negativo, però voglio fare una domanda perché siete capiti. Ma prima rispondi di più, se non mi dimentico. Scusami. Allora, e quindi questo è il discorso fondamentalmente, cioè a livello narrativo io lo faccio per una necessità di... perché comunque io poi fondamentalmente sono un ragazzo ottimista, nel senso che io sono fiducioso nel mondo che verrà, amo il mondo veramente, ma lo amo proprio come si amerebbe una persona, nel senso che lo voglio scoprire, come ci insegni anche tu, quello è il discorso. Però non credo che sia onesto oggi raccontare un romanzo di Ventino, diciamo un romanzo di fiction, non credo che sia onesto, tra virgolette, ma onesto per me stesso, per quello che penso io, raccontare un mondo buono, quindi ci vedrei poco onestà intellettuale. Cioè bisogna raccontare un mondo cattivo, non so, non mai capito, adesso vado per Susanna. Non è che bisogna partire, secondo me, almeno io riesco a partire da un mondo cattivo perché per creare poi qualcosa di buono, non riuscirei a vedere il contrario perché non lo sento, quindi non ti sto dando la risposta da scrittore, ti sto dando la risposta. Non lo senti vuol dire che non lo percepisci nella realtà, che la realtà che percepisci è tutta così, questo vuol dire? Sì, in un certo senso sì, anche perché poi comunque non sono cresciuto in una bellissima realtà, questo non c'entra e non c'entra, però comunque voglio dire, cresce... Ma se lui è nato nel Casalese, diciamo la verità. Crescere in quelle zone non è bello, ma nel senso che poi è bello perché uno la vita se la crea da solo, non è che se tu sei positivo il mondo è positivo, no? Non è bello svegliarsi e vedere sempre quella distruzione che poi inconsciamente ti prende, come gli scrittori o i registi sudamericani, perché hanno questa visione fantastica nel fango fondamentalmente, perché comunque loro vivono nel fango e poi hanno la loro fantasia, questo inconsciamente ti entra dentro e io con questo ci devo fare i conti, per questo parlo di onestà intellettuale, perché non riuscirei a raccontare, credo, che poi non ho la consapevolezza totale della mia fantasia, però credo che non riuscirei a raccontare un mondo diverso per ora, che c'ho 25 anni e del mondo visto, penso, uno spicchio. Vedete, perché io dico che noi siamo stati maledettamente fortunati. Lo penso anch'io. Perché, e voi no, perché certo uno pensa alla zona dove tu abiti, che è Caserta, Santa Camarietta Povetre, bellissima città. Ironica.
No, ma come non c'è più intorno tutte quante le cose antiche, Santa Maria Capua? Ah, l'antideale. Non hai detto niente. però certo è il Casalese, tutti sappiamo che cosa è e capisco questa cosa, però certo, ma leggete i suoi libri, sono come ho detto molto belli, ma preparatevi, ecco, siate preparati.